Ciao, sono le 20:45, anche stasera siamo live. Do il benvenuto a tutti, anche a nome di Anna. Stasera delle condizioni meteo molto avverse, una fortissima nevicata non ha permesso ad Anna di essere presente alla diretta perché la connessione le ha dato dei problemi, quindi purtroppo stasera non abbiamo Anna con noi proprio durante la diretta, però farà di tutto per cercare di seguirci magari durante la trasmissione di questa serata. Stasera siamo live in compagnia per la prima volta di Flavia Pisciotta, che conoscerete durante la serata per la presentazione del suo libro che ha come titolo Il cane, la migliore droga dell'uomo. Quindi già questo dice tanto, abbiamo provato anche nella promo del dopocena live a dare qualche indicazione, però chi l'ha letto già la conosce, poi chi conosce Flavia lo stesso avrà già un'idea di quale può essere il contenuto sia del libro che anche degli spunti che verranno dati durante questo dopocena live. Mi scuso ancora per la tosse perché ancora non mi sono ripresa dall'altra volta. Il libro di Flavia ha l'intento di raccontare la sua esperienza lavorativa, poi stasera le faremo anche delle domande un po' più specifiche, ci racconterà qualcosa, un'esperienza molto lunga, molto intensa, sia con i suoi cani, con quelle delle persone con cui ha lavorato, cani che, insomma, cani randagi, cani di canile. Parla delle diverse forme di relazione, degli aspetti intimi, degli aspetti profondi, anche delle sue derive. Parla proprio della relazione in generale, quindi la sfumatura stasera sarà data proprio a questo aspetto, con tutte queste tipologie di cani, sia insomma, nelle situazioni particolari, ma anche nella quotidianità, in tono volutamente polemico e analitico, proprio per raccontare una realtà che spesso è fraintesa e idealizzata, poi ci racconterà lei stessa. Ovviamente aspettiamo le vostre domande. Io intanto inizio a dare il benvenuto a Simona, Barbara, Raffaella. Grazie per essere qui anche voi stasera, grazie a tutte le persone che si sono collegate e che seguono il Dopocena Live. E ricordiamo che per chi volesse seguire gli appuntamenti del Dopocena Live, questa di stasera è un appuntamento importante perché è la puntata numero 90. La puntata numero 90 presuppone che voi tutte quelle precedenti le possiate vedere diciamo, nella nostra pagina Facebook, Vieni come punto dog o Essere cane centro cinofilo, però abbiamo avuto l'opportunità alla fine dell'anno 2022, mi pare che fosse nel mese di novembre, di aprire un canale YouTube perché abbiamo ricevuto tantissime richieste da parte delle persone che non amano i social e non vogliono avere a che fare nulla con i social o che hanno difficoltà. E quindi è stato aperto proprio il canale YouTube dell'associazione che si chiama Vieni con me Dog, senza punto, perché YouTube non permette di mettere il punto nei nomi dei canali e quindi lì troverete tutte le dirette del Dopocena Live, sono quasi messe in tempo reale e diciamo dai tecnici che ci supportano e che ci sostengono e quindi potrete trovare tutto quanto lì, anche tanto altro, anche tanti altri video. Quindi ricordatevi il canale YouTube Vieni con me.dog. Benissimo, allora dopo queste comunicazioni Flavia si collegherà fra qualche minuto e vi do anche un'altra informazione, un'altra comunicazione importante. Sono aperte le iscrizioni per il webinar in due serate sul Sè traumatico. La prima serata sarà dedicata a una analisi generale del Sè traumatico. Chi ha visto la diretta del Dopocena Live della settimana scorsa con Bettina Mariani, che è stata la prima del 2023, ha avuto modo di farsi un'idea di quanto possa essere profondo, intenso e interessante questo argomento. La seconda serata, che si svolge quindi lunedì 27 febbraio, mentre la prima è il 13 febbraio, sarà una serata più concreta, nel senso che si dedicherà all'analisi di tre casi che sono stati selezionati proprio da Bettina Mariani per esplicitare questi suoi studi. Lei ha dedicato gli ultimi anni a questi studi e questo webinar viene presentato inedito per la prima volta, proprio nel mese di febbraio. Quindi l'orario è per entrambe le serate dalle 20:30 alle 22:30. E per le iscrizioni potete iscrivere come sempre a vienicome.dog chiocciola gmail.com.
Mi scuso ancora una volta per il ritardo con cui abbiamo risposto ad alcune persone che hanno scritto, però tra insomma qualche problema, un po' di salute, un po' la gestione, la ripresa dei dopo cena live, il lavoro in campo, non abbiamo avuto modo di essere precisi giorno per giorno, quindi di questo ci scusiamo tanto, vi chiediamo tanta pazienza. Benissimo, adesso prima di mandare la sigla vorrei ringraziare tutte le persone che hanno inviato le foto per costruire tutte le nostre sigle in queste 90 dirette, natalizie, estive, di vacanza, quotidiane, di relax, sia dei vostri cani che dei vostri gatti, perché ricordiamo il dopo cena live, diciamo si prende cura di tante realtà della natura, come cani ovviamente, gatti, abbiamo parlato di lupi, abbiamo fatto una diretta bellissima da poco con Simona Cao su ciò che riguarda la pet therapy con i diversi animali, quindi sarà un piacere ricevere le foto dei vostri cani, dei vostri gatti, se volete anche degli altri animali che avete. Ho mandato qui sul banner l'indirizzo a cui potete inviarle, che è sempre lo stesso. Per praticità vi chiediamo di non mandarle via WhatsApp, ma è molto più comodo ricevere sul nostro indirizzo email, vienicome.dog@gmail.com. Benissimo, allora stasera, che è molto strano senza la presenza di Anna, anche a nome suo ringrazio ancora chi si sta collegando e mando la sigla di questa sera. Sigla. Benissimo, eccoci nuovamente qua. Nel frattempo Flavia si è collegata, le do il benvenuto a nome vostro, a nome di Anna, a nome mio, a questa serata di dopo cena live. Ciao Flavia, eccoti, ben trovata. Ciao a tutti, buonasera, ciao a tutti. Bellissimo, qua al dopo cena live, grazie soprattutto per la disponibilità e ad aver accolto la nostra proposta. Grazie. No, grazie a voi per l'invito, veramente. Io ho sempre seguito le vostre dirette, quindi è un onore per me essere stata invitata e partecipare. Sì, sì, beh, molto contenta. Grazie. Allora, tanti di voi conosceranno già Flavia Pisciotta, perché poi adesso durante la serata la conosceremo meglio, però io ci tengo tanto a presentarla, perché con Anna abbiamo questa tradizione, quindi... Flavia Pisciotta, ve la presento, è educatrice cinofila dal 2010, lavora a domicilio e dopo diversi corsi di formazione e stage e anche collaborazioni molto importanti e formative, apre il suo primo centro cinofilo Lupi di Città in provincia di Bari, quindi Flavia è collegata dalla Puglia stasera. Nel 2013 apre questo centro in cui si occupa di eventi di divulgazione e lavora con i singoli proprietari. È volontaria della Lega del Cane in Canile dal 2017 ad oggi, in cui si occupa della gestione dei disagi comportamentali e di adozioni consapevoli. Dal 2018 comincia ad occuparsi di formazione anche fuori regione, diciamo con seminari, corsi e webinar, quindi raggiunge tutto il territorio nazionale. Infatti Flavia insomma è molto conosciuta nel settore della formazione, molto molto impegnata, quindi ancora più valore il fatto che sia con noi. E nel 2021 scrive il suo primo libro, speriamo che sia solo il primo di tanti, che ha il titolo Il cane, la migliore droga dell'uomo. Flavia, io ti chiedo per favore di farci vedere la copertina, anche se tante persone già la conoscono, perché è molto bella anche la copertina, è un libro veramente di grandissimo valore e stasera diremo qualcosa di più. È proprio in quell'anno in cui pubblica il libro, Flavia apre anche il suo secondo centro cinofilo, Oasi delle Libellule, che si trova ad Andria, in Puglia. Sì. In cui oltre al lavoro con i proprietari organizza degli stage in presenza, degli eventi, dei corsi di formazione, quindi tantissime iniziative, tantissime proposte insomma per la terra di Puglia e per la sua zona. La Puglia è tanto grande, però avendo la presenza di Flavia e di altri professionisti molto conosciuti, anche come Michele che insomma Flavia conosce, veramente siete dei privilegiati in Puglia, diciamolo. Sì, per certi versi sì, per altri meno, però.
Altimelo, vabbè, io anche noi in Sardegna diciamo che da tanti punti di vista abbiamo degli altri privilegi, magari un po' più climatici, un po' di tanti altri tipi, però è faticoso comunque vivere al sud o vivere nelle isole, comunque è faticoso, però con tanta forza di volontà si varca No, ci anche mancherebbe. il mare, anche i Io confini amo naturali. molto la mia terra, è proprio un progetto, è un sogno quello di rendere anche il sud, o comunque la Puglia, una regione che dal punto di vista cinofilo possa essere una regione con più civiltà, con più competenze, con più cultura, ecco, perché siamo tanti noi, coi cani, ci sono tante realtà anche difficili. Per cui va valorizzato il territorio, va valorizzato il nostro valore e quindi non ci deve essere per me la fuga di cervelli famosa, ma dobbiamo rimanere nella nostra terra e cercare di fare il possibile per rendere il meglio di quello che abbiamo a disposizione. Questo è tutto. Esatto, guarda, questa alla fine è ciò che abbiamo anche pensato ieri Anna per il dopo cena live, diffondere, divulgare, Sì. formare. Questa alla fine è quello che lavora di più dalla base. E poi permettimi, io sono rimasta molto colpita da ciò che è successo questi giorni, ovviamente come penso tutti quanti in Italia, questo arresto così famoso, e vedere le folle di ragazzi, giovani, di bambini a Palermo per le strade, nelle piazze, che esultano, che portano gli striscioni, che non hanno paura con gli insegnanti, cioè partire dalle basi. Finalmente si sono liberati di un'angoscia che penso che ogni terra, con tutte le proprie problematiche, si porti da Esatto. tantissimi anni, Ma assolutamente. È poi stato quanto è molto importante proprio emozionante. partire dalle basi, quello vabbè è un discorso molto più importante magari di quello che possiamo Certo. fare stasera, però allo stesso tempo partire anche da un proprietario, partire da una persona che si incuriosisce, partire dalle persone che vedi a casa, le persone che vanno in canile, i volontari, ne parleremo stasera, ha veramente un Sì. grandissimo valore. Io prima di partire col dopo cena live vero e proprio, quindi con le domande che insomma sono state pensate per questa serata, ovviamente sottolineando che aspettiamo le vostre proprio per questa sera, vorrei chiederti Flavia, tu sei già veramente tanto punto di riferimento e tanto conosciuta a livello nazionale, vorrei chiederti, ma il tuo inizio nella cinofilia, com'è stato, quando è stato, che è successo? Allora, grazie per questa domanda perché in realtà è raro che mi venga fatta, perché purtroppo a volte ci si concentra di più sui risultati ottenuti, ma non da dove si è partiti, perché sinceramente il percorso fa il valore di un risultato ottenuto, quindi se ad oggi posso essere fiera di essere chiamata, essere invitata, essere ascoltata, è una cosa per cui sono ancora tanto grata. È comunque il frutto di tanto, tanto lavoro, tanto sacrificio e di un percorso abbastanza lungo che in realtà mi ha portato a determinate consapevolezze. Okay? Quindi sostanzialmente che è successo? Che io ho finito il liceo, mo, non la sto prendendo da Adamo ed Eva, cerco di essere Vai, concisa, giuro, che ci interessa. finito il liceo io ero molto appassionata di filosofia, quindi mi iscrivo alla facoltà di filosofia e mi laureo in filosofia. Quindi bellissimo, è un mondo fantastico. Ovviamente io personalmente non avevo molte prospettive pratiche lavorative, non mi vedevo inquadrata in un ruolo lavorativo. Quindi, boh, adotto il mio primo cane, Isi, che poi è la cagnetta della foto del libro, Iside, che grazie a lei è nato tutto. Ovviamente Iside, io presa dal canile con poca consapevolezza, come fanno i proprietari normali, scelta puramente estetica, puramente empatica, quando andai in canile me la ritrovai sui piedi per la piccolina, aveva delle problematiche che io non avevo idea di come gestire. Io che sono una che fa sempre il passo più lungo della gamba, io proprio come persona sono sempre stata così, invece di rivolgermi a un educatore, decido di fare un corso educatori, perché volevo capirci io qualcosa di più, perché ero molto appassionata di questo mondo. E quindi volevo entrare nelle dinamiche anziché pensare di risolvere solo dei problemi, ok? Quindi faccio il mio primo corso educatori, che è un corso APNEC che non rinnego, ma che ai tempi, ad oggi, io posso valutare che ai tempi mi ha dato dei limiti, diciamo, nello svolgimento di quello che ad oggi sono. Ecco. Quindi molto in apprendimento, molti bocconcini, cose di cui adesso mi rendo conto di aver preso distanza, ok, in qualche modo.
Quindi faccio il mio primo corso e comincio a lavorare a domicilio, quindi andavo tutti i giorni sbattendo da un cliente all'altro, da un paese all'altro. Mi ricordo anche situazioni abbastanza frustranti in cui io, povera educatrice con pochissime competenze, quasi nulle, arrivavo a casa dei proprietari e loro, mentre io parlavo, ho sempre parlato molto, guardavano la TV, guardavano il telegiornale, sì, meraviglioso. Quindi diciamo la gavetta per me c'è stata anche perché quando ci sono le prime delusioni, proprio il primo senso di vuoto per un lavoro scelto, per un investimento anche economico, per la formazione, eccetera, questo lo consiglio a tutti i futuri educatori o chi sta facendo questo percorso, ho tenuto duro e ho pensato che fosse mio il problema, non delle persone che mi seguivano. Quindi io mi sono impegnata di più per dare più informazioni e per attirare di più l'attenzione, diciamo, delle persone. Quindi di lì poi ho aperto il mio primo centro, una campagna in provincia di Bari, Lupi di città, e ho cominciato sempre con i clienti, però venivano in campo e quindi i primi eventi invitavo dei relatori perché per me la formazione è sempre stata importante, per me in primis, quindi relatori da tutta Italia. Io ricordo che è venuta anche, ho fatto un gran sacrificio a luglio, Angela Stock nel lontano 2014. È venuta con 42 gradi, poverina, lei che comunque è inglese e le nostre temperature non tanto le percepiva positive. Quindi c'è stata una lunga gavetta in quel posto in cui da sola mi sono rimboccata le maniche e mi sono costruita un minimo di nome e un minimo di esperienza. Poi ho avuto la fortuna di seguire diversi professionisti anche dal vivo, diciamo, che mi hanno dato delle grandi competenze nell'osservazione del loro lavoro. E poi diciamo che col tempo ho avuto la possibilità, sono stata invitata a fare il mio primo seminario fuori regione, a Brescia, da una collega che si chiama Giulia Simeone e ha un centro che si chiama Giulia Bidog. Lei ha voluto credere in me, dopo una chiacchierata, non l'aveva mai visto dal vivo, ha detto, là, vieni su, primo seminario prossemica, vediamo come va. Male che vada, non ne fai più, chi se ne frega. Ok, quindi ho detto, ma sì, dai, chi la va la spacca, proviamo, vediamo. Quindi da lì poi ovviamente i contatti, mi hanno chiamato altri centri e ho cominciato a fare formazione vera e propria. Quindi ad oggi sono anche contenta che il mio nuovo centro cinofilo che si chiama Oasi del Libello, che ho aperto l'anno scorso praticamente, mi occupo di formazione, infatti è partito il weekend scorso il mio primo corso educatore organizzato interamente da me, riconosciuto a IECI, e sono molto emozionata perché per me la formazione è una responsabilità sostanzialmente. Ora, è vero che io sono responsabile non di quello che dico, cioè anzi di quello che dico, ma non di quello che le persone capiscono e mettono in pratica, ma io ho sempre sentito molto il peso, diciamo, di formare altri educatori e quindi fino ad oggi, nonostante in tanti me lo chiedessero, non mi sono mai sentita all'altezza. Ad oggi voglio provarci, voglio buttarmi, come è successo per il mio primo seminario, su a Brescia e quindi questo è un po' il mio percorso. Nel Bene. frattempo ho adottato 1 milione di cani, ho lavorato in canile, quindi tutto un iter veramente intenso, intenso. Flavia, quindi questo è il primo corso educatori che parte, ma è dove si tiene? Nel centro Oasi delle Sì, l'Oasi Libellule? delle Libellule, sì, l'ho Dove possono organizzato. trovare le persone della zona per iscriversi? Sulla tua pagina Facebook, Flavia Pisciotta? Allora, c'è la pagina dell'Oasi delle Libellule che è la pagina del centro, poi c'è anche la mia pagina personale come professionista che è Flavia Pisciotta, educatrice cinofila. In realtà la triste notizia è che sono chiuse le iscrizioni perché siamo al massimo, sono molto contenta, al massimo, Allora. sì, grazie, però ovviamente nel tempo spero di poter fare altri corsi, quindi se qualcuno poi un giorno si è interessato potranno ripartire altri corsi, ma lì oltre ai corsi interi, io organizzo sempre classi con clienti, proprietari, eventi di formazione, quindi singoli stage, seminari. Quindi, se avete voglia, siete della zona, io ci sono e sono disponibile. Ottimo. Allora, quindi seguite la pagina su Facebook sia di Flavia che dell'Oasi delle Libellule, così magari sarete aggiornati sugli eventi, gli stagi, i corsi e anche l'altra pagina, giusto? Quella della Lupi di Città, lo stesso, una pagina No, Facebook. Lupi di città non c'è più perché era il mio Non primo c'è più. centro, è Ok, morta Lupi di è città. morta. Sì, Quindi c'è adesso quindi esiste solo Oasi delle Oasi delle Libellule come centro Libellule, perfetto. cinofilo. Così è più Sì. facile seguirti soltanto lì. Perfetto, grazie allora per aver Di condiviso con noi nulla.
la tua storia, insomma, il tuo inizio è veramente sempre prezioso perché comporta tanta fatica. Se poi si Sì. viene raccontato così, però ha comportato Sì, anni di. infatti in pochi minuti è così, infatti è quello che io cerco di trasmettere alle persone che formo, e cioè non si vince facile in questo lavoro, cioè nel senso non arriva tutto subito, non ci sono soldi, all'inizio non arrivano soldi, non arriva notorietà, si sbaglia tanto, bisogna tenere duro e non bisogna lasciarsi scoraggiare, nel senso che una volta capito che quella è la nostra strada, se lo sentiamo profondamente bisogna essere determinati. Questo è poco ma sicuro. Giusto, parole sante. Bene, allora veniamo al dunque dell'argomento di questa sera, il tuo libro, scritto, abbiamo detto, Sì. nel 2021, che ha un titolo veramente molto accattivante. E stasera, attraverso questo libro ci parlerai, questo è il frutto della tua esperienza, di ciò che hai visto, che hai vissuto in consulenza con appunto cani di proprietà nelle case, cani di caline, cani randagi, randagismo Sì. proprio vissuto in prima linea anche nella tua zona. Quindi la tua vita, credo, appunto, e ciò a cui hai dedicato anni e anni di studio viene poi espressa e trasmessa attraverso questo libro, che è uno dei primi messaggi importanti anche al di là della formazione che vuoi dare per tutti, per i proprietari, insomma, per chi si vuole mettere in gioco e leggerlo. Flavia, io ti chiedo, cosa ti ha spinto a scrivere questo libro? Allora, in realtà anche qui c'è una storia divertente, nel senso che, come scrivo nel mio libro, io sono un'iperattiva pigra. Nel senso che sostanzialmente, come sogno, vorrei poter non fare nulla nella mia vita, ma mi ritrovo a non saper stare senza fare nulla. Quindi, cosa succede? Che scoppia il benedetto Covid. Quindi, come tu saprai, blocchi di centri cinofili, non si può lavorare più, che come campiamo, cosa facciamo, non ci si può spostare, boh. Allora, penso, ok, io non sapendo stare senza far niente, uso questo tempo in modo utile e incomincio a scrivere dei pensieri rispetto a quella che è la mia idea di relazione con i cani, di rapporto tra volontario e cane di canile, di rapporto tra volontario e cane randagio, delle adozioni. Sostanzialmente mi sento di voler mettere in nero su bianco tutto quello che io in questi anni ho imparato dall'esperienza sul campo, ok? Quindi da questo input incomincio a pensare di perché non scrivere un libro? La mia non è stata mai una pretesa di scrivere un manuale, qualcosa che potesse dare delle informazioni pratiche, perché secondo me la pratica va trasmessa nella pratica, sinceramente. Per quanto io faccia webinar, i webinar secondo me sono un ponte per poter poi vedersi in campo e lavorare sui cani nella pratica. Quindi ho pensato di scrivere questo libro proprio, non dico in modo autobiografico, ma quasi, raccontando sia esperienze con i miei cani personali che esperienze con clienti, realtà di canile che ho potuto vedere. E quindi niente, è nato questo libro e il titolo in realtà è uscito alla fine perché mi sono resa conto, come sempre, che l'impatto del libro era particolarmente polemico. Perché io purtroppo sono particolarmente polemica, nel senso che sono un attivista nelle guerre contro il sistema, contro determinate dinamiche nella cinofilia, e quindi il titolo non è altro che Il cane è la miglior droga dell'uomo, proprio perché, non in senso positivo, carino e batuffoloso, nel senso che siamo dipendenti a volte troppo dai nostri cani e questo a volte rovina la relazione con loro, perché a volte viviamo solo per svegliarci, guardarli in faccia e pensare che malattia avranno. Come faccio per farli stare felici? Cose sanissime, giustissime, ma quando c'è un'iperattivazione su un rapporto personale, per me quel rapporto personale poi in qualche modo ne risente. Magari poi mi spiego meglio, perché tanto poi nel libro si capisce e attraverso le domande posso essere più chiara. Però come droga intendo proprio una dipendenza da degli esseri viventi. Con i quali la relazione dovrebbe essere più paritaria, anziché una relazione a volte di iperaccudimento, a volte di dipendenza proprio dalla loro esistenza. Ok? Non so se mi spiego. Quindi
Quindi questa storia della droga nasce proprio perché io nel mio percorso, perché io ad oggi continuo a lavorare con i clienti, con i proprietari, ed è una parte del mio lavoro che nonostante potrei effettivamente benissimo non fare più perché mi sto concentrando sui seminari dal vivo e webinar, io ci tengo perché mi mantiene a contatto con le persone, perché come dicevi giustamente tu, se non partiamo dalle basi, non possiamo cambiare il sistema raccontandocela tra di noi, ecco. Possiamo cambiare le sorti dei cani partendo dalle persone che decidono di comprarli o adottarli e quindi cercando di divulgare e dare una certa formazione delle competenze per vivere sereni la loro vita con i loro cani. Perché da quella cellula di conseguenza poi migliora la vita del cane in canile, magari che diminuiscono i cani in canile, vengono gestiti in modo diverso, i volontari sono formati. Quindi è un effetto domino che dalla persona normale che non sa nulla di cani, gli piacciono perché ama accarezzarli e scodinzolano, in realtà da lì si può partire per dare una coscienza critica sulla vita personale e poi sulla divulgazione di alcuni concetti. Ok? Flavia, mi Sì. colpisce tanto quello che dici perché effettivamente anche con Anna l'abbiamo sempre valutato in primis io e lei, se il dopo cena live esiste e va avanti. È impegnativo il dopo cena live anche Certo, immagino. così tanto a lungo e abbiamo intenzione di continuare, però è un impegno grande, ma va avanti perché c'è proprio quello che dici tu, la consulenza, andare in canile, il lavoro in campo, se no non ci sarebbe proprio la struttura, non ci sarebbe la colonna vertebrale di ciò che regge tutto, perché Sì. anche tanti argomenti, tante idee che sono venute, tanti contatti ci sono perché noi stesse abbiamo proprio la curiosità di approfondire determinati argomenti, siamo curiose, Certo, siamo appassionate. ed è E infatti il motore che muove tutto. mi colpisce quello che dicevi prima tu, che nel tuo centro cinofilo tu organizzavi stage e seminari, anche noi, cioè, diciamo che li abbiamo organizzati già da tanti anni, però proprio perché interessava a noi per prime. Sì, infatti io sceglievo i relatori, gli argomenti in base anche in modo egoistico a quello che mi interessava approfondire. Esatto, pure Sì. quelli che andavano più lontano, perché noi in Sardegna, avendo la fatica del mare, io mi Sì. ricordo che la prima volta che riuscimmo a far venire qua Michele Minunno tanti tanti anni fa, fu perché io volevo vedere un suo seminario in presenza sulle marcature che era Udine, e io venivo da anni di Siwa, dove ho viaggiato a Milano, a Bologna, a Roma, non ne potevo più di viaggiare, e ho detto basta, Sì, certo. io lo porto qua, e quindi Esattamente. sono venuta in Puglia da voi e ho conosciuto lui e Angela Stockdale, però non so se fosse il tuo centro, e poi l'ho seguita a No, Roma non credo. e poi l'ho portato qua in Sardegna, quindi la molla alla fine veramente è quella, è la passione, se non Certo. c'è quella è inutile anche parlare di Sì. formazione, assolutamente sì, assolutamente sì. E a questo punto però la domanda va da sé e ti chiedo perché per te è così importante parlare di relazione? Allora, anche qui la relazione è il fulcro, nel senso che per me è importante analizzare, allora, io sono per la divulgazione, ok? E non sono, ritornando al discorso di prima, una persona che si riempie di paroloni o mette una distanza tra il formatore e l'utente. Quindi io lavoro con i clienti e mi sono resa conto che più sono diretta e pratica con i clienti, più è efficace il messaggio, cioè il messaggio arriva prima ed è efficace poi il contenuto del messaggio. Quindi io mi occupo di relazione perché per quanto io, come hai detto prima nella presentazione, mi occupo di problemi comportamentali. I problemi comportamentali, la maggior parte delle volte, derivano da una non corretta gestione della relazione, da dei fraintendimenti, da delle aspettative dell'uomo sul cane che non vengono soddisfatte, quindi nascono dei problemi, non dico inventati, ma creati dall'aspettativa dell'uomo, per cui no, non si può non parlare di relazione, secondo me, se si parla di cinofilia, perché siamo noi che scegliamo, noi esseri umani, che scegliamo di mettere nella nostra vita, di inserire, di accogliere degli esseri viventi di un'altra specie. E uno degli errori principali che secondo me si fa e che porta, come dicevamo prima, delle derive nella relazione, è proprio la proiezione. Noi proiettiamo sui nostri cani quello che siamo noi.
quello di cui abbiamo bisogno, le nostre emozioni, non tenendo presente che magari sono individui che possono provare emozioni e vivere dinamiche distanti, diverse dalla nostra immagine, dalla nostra idea istintiva. Ecco perché è fondamentale acquisire competenze. Quindi la relazione è proprio il fulcro di tutto, il nucleo di tutto, perché quella chimica che ci collega ai nostri cani e che ci fa desiderare di vivere con loro, in realtà, come si dice in altri ambiti, l'amore non basta, manco coi cani. Nel senso che l'amore è anche questo fondamentale, non è cosa che prendiamo a fare questi cani, però sostanzialmente se non impariamo a leggerli, non impariamo a saperli vivere rispettando la loro alterità, come scrivo spesso nel libro, fanno parte di un'altra specie, dobbiamo rispettarli, umanizzarli, che tra parentesi non vuol dire farli dormire sul letto, perché i miei cani dormono sul mio letto, sul mio divano, mangiano insieme a me, non è quello l'umanizzarli, non sono queste regole sterili che possono portare una relazione, secondo la mia opinione, ad essere più o meno umanizzata. È quello che noi pensiamo che loro pensino durante la giornata. Esempio, io faccio un esempio molto pratico. Ora, se sto spaziando troppo, Michele, fermami perché io poi sbadiglio Vai, per ore. vai, vai tranquilla. Ok, un esempio molto pratico: il cane sotto la pioggia, ok? Ma dopo, poverino, il cane si bagna, si raffredda, il cane non riesce a vivere bene lo stare sotto la pioggia, ok? Quindi noi che cosa facciamo? A parte i cappottini, eccetera, in realtà non facciamo altro che umanizzarli, cioè proiettare il nostro disagio sotto la pioggia, in realtà lo proiettiamo su di loro che magari non lo vivono. E questo me l'hanno insegnato le mie maremmane. Io ho due maremmane tra altri cani che quando piove approfittano per farsi un giro sotto la pioggia. Approfittano per lavarsi, dico io. Okay? Quindi sostanzialmente quando io le richiamo tipo Luce, Vanina, venite che sta piovendo e loro mi guardano zuppe, come a dire ma perché dobbiamo entrare? Il problema se piove è tuo, non è mio. Io lì sostanzialmente mi faccio mea culpa e mi chiedo il perché io mi fissi sul problema della pioggia, quando loro mi stanno dicendo: guarda, che la pioggia per noi non è un problema. Questo è un esempio stupido di un'umanizzazione di un disagio legato a un'intemperie come la pioggia. Non so se mi sto spiegando. Sì, assolutamente sì. Comunque, io non so se vedete anche voi questo stesso problema, ma mi vedo il mio schermo bloccato. Sì, in È questo momento normale. vedo anche io il video tuo bloccato. Ok. Vuoi provare? Aspetta che Di... provo a farti uscire, a farti rientrare da così per un Ok, attimo. vai, vai. Il video di Sì. Flavia è bloccato. Se adesso proviamo a risolverlo, vediamo se riusciamo a risolvere così, se non le chiedo di uscire e di rientrare. Flavia, tu ci sei adesso? Sì, io ci sono, Adesso si ma... vede nero lo schermo. Ok, provo a collegare, a scollegare la webcam, vediamo ancora questo problema. Prova a fare così, se no proviamo a entrare. Il microfono forse si sente comunque. Vediamo. C'è brutto tempo un po' in tutta Italia, anche qua c'è l'allerta meteo stanotte. Vediamo se funziona. Ora la facciamo andare. Aspetta che la web, ma mi sentite voi? Mi Sì? sentiamo, però vediamo lo schermo, almeno io vedo lo schermo nero, datemi un feedback per favore in chat. Sì, anch'io mi vedo il mio schermo nero. Se no puoi provare a Quindi uscire e rientrare, Flavia, senza problemi. faccio lascia lo studio e Lascia poi mi subito ricollego e al poi rientri dal link. link, esatto, nero. Ok, riprovo. A Ok, a tra fra poco. poco. Grazie. Adesso mentre aspettiamo che Flavia, ecco, sì, è nero, grazie che ci date riscontri in chat. Così cerchiamo di tenere alta la qualità anche video. Adesso Flavia si ricollega. Nel frattempo, do qualche anticipazione. Oggi è la puntata numero 90. Immaginate ovviamente tutti quanti, anche se non dobbiamo mai spoilerare nulla, perché per scelta e per organizzazione preferiamo non dare mai le notizie dei dopocena successivi, perché è un'organizzazione molto complessa, molto lunga, a lungo termine, e quindi per non dover poi riorganizzare tutto, dare delle delusioni con degli appuntamenti che magari variano, preferiamo darli volta per volta. Però stiamo cercando di organizzare un qualcosa di carino per la puntata numero 100, con insomma le persone che ci sostengono
che ci sostengono da sempre. Quindi la puntata numero 100 sarà più o meno nel mese di marzo, quindi sarà carino, insomma, se anche voi riuscirete a festeggiare con noi il 100° dopo cena live. Poi per quanto riguarda le altre iniziative che ci sono in corso, in questi giorni riusciremo a pubblicare la locandina con tutti i webinar di vienicome.dog del 2023 e quindi potrete trovare lì in locandina le date, i docenti, le informazioni e poi scrivendo a vienicome.dog@gmail.com potrete avere le informazioni anche per iscrivervi con un unico modulo a tutti i webinar che vi interessano. Flavia è tornata, adesso è visibile, si vede benissimo. Sì, ho cambiato webcam, nel senso che quella di prima mi ha abbandonato, adesso ce n'è una che mi fa sembrare la Madonna perché esce dalla tastiera. Quindi vabbè, ci organizzeremo. Si vede bene, si sente bene, dateci un feedback. Okay. Chat dovrebbe vedersi bene adesso. Okay. Perfetto, quindi parlavamo di relazione, Flavia, sì. di quanto è importante. Andando, eccola, adesso c'è, perfetto, grazie. Andando avanti, nel tuo libro tu fai un parallelismo con altri tipi di approcci, proprio sì, all'educazione del cane che conosciamo, insomma, tutti, e alle conseguenze che però possono portare relazionale. Quali possono essere? Ce ne vuoi parlare? Allora, sì, sicuramente io non sono qui per fare polemica diretta su altre scuole, perché io sono dell'opinione che ognuno ha il proprio approccio, la propria metodologia, ognuno a seconda di chi è e del suo percorso di studi è giusto che si senta libero e sia legittimato a lavorare con i cani nel modo migliore possibile. Quindi io non parlerò di altre scuole chiaramente cinofile, ma parlo ovviamente, per quanto riguarda la mia esperienza personale, di concetti come coercizione e controllo, ad esempio, perché in realtà noi siamo cresciuti, per chi c'è in cinofilia da un po' di anni, come il cane visto come un automa che doveva eseguire dei comandi, punto, che doveva servire ai nostri scopi, punto, che doveva pagare le nostre necessità di vita, di lavoro, eccetera. Quindi molta, molta educazione tutta basata unicamente sull'obbedienza, sui comandi, sul fatto che sulla gerarchia, sul capobranco, il cane che deve rispettarci sempre e comunque, deve ascoltare tutto quello che diciamo perché siamo i soggetti alfa. Insomma, argomenti che ho tratto anche nel mio libro e che con cui io sono nata nella cinofilia, nel senso che io questo ho imparato, questo mi hanno insegnato. Poi io diciamo il mio percorso, quando vi ho raccontato prima anche di filosofia, mi ha dato la fortuna di avere sempre un senso critico molto profondo su quello che io percepisco, su quello che ascolto, che mi viene insegnato. Quindi io, quando ho provato a mettere in pratica, diciamo, questi dogmi della cinofilia, addirittura mi insegnavano alcuni che prima di dare una carezza al mio cane dovevo chiedergli un seduto. Cioè, era diventato una relazione totalmente automatizzata da delle regole che io vivevo come sterili per la mia relazione col mio cane. Quindi io mi ricordo che percepivo la mia relazione sempre più distante, sempre più, diciamo, austera. Era molto fredda, perché era tutta impostata su regole, il cane doveva fare un seduto prima di qualunque cosa, ok? Quindi io là mi sono fatta delle domande, ho cominciato a seguire altre persone, quindi come nella formazione, come vi dicevo prima, ma anche ho cominciato a farmi delle domande e ad avere delle iniziative mie personali sulla relazione col mio cane, ok? Quindi a volte sbagliando, a volte no, ho cominciato attraverso, quindi, l'acquisizione di competenze a fare di testa mia, ok? Quindi sostanzialmente io ad oggi quello che posso dire è che, ripeto, non c'è per me una scuola cinofila più valida di altre. Io chiaramente credo nel mio approccio, perché è il risultato dei miei studi e delle mie esperienze ed è il risultato anche di, scusate un po' di parole, risultati reali visti in campo coi cani, ok? Perché ce la possiamo raccontare quanto vogliamo, ma se come educatori non siamo efficaci nell'aiutare a risolvere un problema delle persone che si rivolgono a noi, probabilmente anche il nostro approccio dovremmo incominciare a metterlo in dubbio. Ecco. Poi ovviamente poi c'è l'etica, perché bisogna capire il concetto di efficacia, perché anche alcuni metodi molto coercitivi possono essere efficaci rispetto al risultato finale,
perché il cane magari in tre lezioni smette di aggredire semplicemente perché ha paura della punizione. Però sostanzialmente relazioni impostate su delle regole uguali per tutti, che si fa così, il famoso si fa così, il cane deve mangiare dopo di noi, il cane non deve salire sul letto, il cane sul letto, quale cane, su quale letto, di che relazione stiamo parlando? Quindi le generalizzazioni di solito, secondo me, portano a una distanza nella relazione. E quindi io Flavia non posso vivere i miei cani come tu Michela vivi i tuoi, perché siamo due persone diverse noi, e perché sono degli individui diversi i nostri cani, con delle storie diverse, un contesto diverso, per cui generalizzare molto spesso in realtà standardizza una relazione e la fa vivere a entrambe le parti in modo meno viscerale e autentico possibile. Non so se mi spiego. Per cui alcuni, secondo me, approcci molto schematici e molto generalizzanti, secondo me, non fanno altro che amplificare dei problemi nelle relazioni, proprio perché si tende a puntare ad uno standard, come se ci fosse il padrone perfetto e il cane perfetto, ok? Quindi tutta la frustrazione che c'è nelle persone che non riescono, non vogliono, non sanno come arrivare a quello standard, in realtà è una frustrazione del tutto ingiustificata. Perché io posso avere il mio equilibrio facendo delle attività con i miei cani, posso avere il mio equilibrio non facendo attività con i miei cani, ma è una questione personale. Non posso dire a tutti, faccio un esempio, se non fate agility col vostro cane non avete una buona relazione, non posso, non è giusto. Oppure se al contrario state tutto il giorno senza far niente sul divano col vostro cane non avete una buona relazione. Non si può dire, perché io finché non vedo te proprietario col tuo cane e non vedo la chimica, non vedo la comunicazione, non vedo il mutuo aiuto, non vedo quella connessione che è la base di tutte le relazioni, io non posso giudicare una relazione sulla base di dei precetti non rispettati e generali. Non so se mi sto spiegando. Per cui, secondo me, una cinofilia di tanti anni fa, che semplicemente era così, secondo me, perché delle scoperte etologiche non si erano ancora sviluppate, era molto limitante per far sviluppare una relazione consapevole, empatica e comunicativa con i nostri cani, perché il cane era un oggetto, e quindi un oggetto che doveva servire a colmare dei nostri vuoti o nel lavoro, solo nel lavoro. E quindi ad oggi che invece abbiamo scoperto tutto il mondo interiore, comunicativo, fisiologico, psicologico del cane, non possiamo pensare che si riduca a quello, a un mezzo. Io ogni tanto, perché io non sono sempre gentilissima, nel senso che ogni tanto do delle risposte belle intense, no? E anche ai miei clienti che mi dicono, ovviamente, mi chiamano, Flavia, guarda, c'ho questo problema, in quante lezioni lo risolviamo? Io lì rispondo sempre, e che ne so, dipende da così tanti fattori. Sostanzialmente non ti sto vendendo una lavatrice, io ti do delle indicazioni. Poi, se queste indicazioni risultano essere efficaci, se il cane veramente sta meglio, se tu ti senti a tuo agio con queste indicazioni, allora magari si arriva a un risultato. Se no, non sono la persona giusta per te, ma di sicuro non ti posso dire che in 5 lezioni, 10 o 100, di sicuro prima di vedere il cane al telefono, non te lo posso dire che si risolve il problema, che ne so. Quindi io poi scherzo, perché poi ovviamente perdo clienti così. Però sostanzialmente il punto è che io sono una che... mi dilungo un attimo su questo punto. Vai. Io credo tanto nell'etica del mio lavoro, credo più nell'etica che nel metodo, nel senso che secondo me ci vuole una motivazione sana per adottare o comprare un cane, ci vuole una motivazione sana per fare questo lavoro, ci vuole una motivazione sana per andare in canile e lavorare con i cani in canile, lavorare, occuparsi di adozioni, qualunque aspetto. La motivazione è la base di tutto. Per cui, se non analizziamo quali sono le nostre motivazioni, poi non saremo mai lucidi nel valutare che tipo di relazione abbiamo con il nostro cane, che tipo di efficacia abbiamo nel nostro volontariato o nel nostro lavoro in campo. Ok, quindi per me l'etica è tutto. Io a volte sono scomoda, e chi mi segue dal vivo lo sa, mi infiammo, mi innervosisco, faccio polemica, ci sono proprio delle cose che io non sopporto, ma perché io vedo sulla pelle dei cani
ogni giorno in canile, sui cani dei clienti, sui miei cani in modo indiretto, i pregiudizi, i concetti che vengono veicolati senza un'etica, senza mettere il cane al primo posto. E questo io lo vedo e mi nervosisco, perché io faccio questo lavoro sicuramente perché mi fa campare, perché se no non lo farei, se no lo farei come secondo lavoro, al massimo, come hobby, ma lo faccio per il cane, perché tutta la mia attività di volontariato, è chiaramente, perché si chiami volontariato, è gratuita e non mi interessa che venga riconosciuto, mi interessa che io torno a casa come oggi, che sono tornata un paio d'ore fa dal canile, mi interessa tornare a casa sapendo aver fatto qualcosa di buono per qualche cane che vive in un contesto non piacevole. Questo è, quindi per me l'etica viene prima di tutto, ecco perché poi mi infervoro, ecco, quindi, se purtroppo ho dei momenti di nevrosi. Mi colpiscono tante cose. La prima è che tante persone fanno questa domanda, sarà capitato anche a tantissimi altri colleghi. E in quante lezioni sì, non abbaia più il cane alle persone? Oppure cioè, sono delle cose che però derivano da magari quello che dicevi tu, la vecchia cinofilia, che tra l'altro magari anche in maniera un po' pregiudicata, non perché non avesse un'etica, perché magari anche un tempo c'era un'etica, ma era diversa. Magari sì, era basata su altri principi, esatto, magari proprio in base alle conoscenze etologiche del tempo. Erano molto, molto di base. Sì. Un po' anche come, che ne so, io ti dico, stasera ho visto che c'è, vabbè, non si dovrebbe dire perché è una cosa personale, però ho visto che c'è mio papà che segue la diretta e mi fa tanto piacere. No? Mio padre praticamente ha sempre avuto cani da quando era bambino, li avevano anche i miei nonni, io devo la mia passione per i cani a mio padre. E mio padre ha una gestione dei cani completamente diversa anche da quello che posso avere io, che posso vedere e proporre io. Lui infatti mi vede strana, perché tutto ciò di cui gli parlo io rispetto a mio padre è del 40, quindi ha 82 anni, ovviamente era proprio una visione completamente diversa, però certo, anche loro riuscivano a trovare quelli che davano, secondo me, la distinzione tra le persone che davano un valore, che danno e davano un valore al cane in quanto essere, e le persone che invece tuttora, pur avendo una cinofilia così avanzata, che dà dei messaggi così etologici, così di specie, così chiari, specifici, che veramente non possono essere più fraintesi o non ascoltati, con tutto ciò che si dice e si parla. Ormai si è scoperto, esatto. Però ci sono ancora persone ad oggi che adottano un cane in canile, a me è successo da pochissimo, adottano un cane e mi chiedono poi, sì, però il cane fa i buchi in giardino. Io però pazienza perché le voglio bene, l'ho adottata, però mi fa i buchi in giardino. E quindi poi tu, quando gli chiedi, sì, ma quante volte esce il cane, che cosa vede nel tuo giardino? No, ma io 2000 metri quadri di giardino, gli ho detto sì, ho capito, se il mondo è fuori. Questo per dire un esempio che sarà capitato sicuramente tanti colleghi, ma anche a tanti altri proprietari, è più che altro il valore che dai al cane, ma non per... c'è ora anche la famosa disputa, ci sono tanti cani perché non si fanno più bambini, io questa cosa veramente non ne posso più, la sento di continuo. No, è terribile, infatti. È terribile anche perché ci sono persone che lottano veramente, spendono tanti di quei soldi per cercare di avere dei bimbi che non arrivano, e sentire questa cantilena, io veramente non ne posso più. Però è vero, dice Licia, il rapporto con i cani prima era più sano, però perché sono d'accordo. Perché si aveva il rispetto, non si umanizzava, non si antropomorfizzavano, come diceva Flavia prima, non si viveva il cane in funzione dei nostri bisogni, lo si rispettava. È vero. Magari sì, perché lo si considerava, ora non è denigrativo chiaramente nei confronti del cane, ma era più il cane, era più paritario prima. Adesso, e paradossalmente, che poi è un discorso controproducente per noi che lo stiamo facendo, che facciamo formazione... Ma più formazione c'è, più attenzione non sana c'è nei confronti del cane, peggio. Io faccio un esempio, ora magari dicendo questo in diretta la gente mi odierà, ma io preferisco essere eventualmente seguita per quella che sono.
Io vi faccio un esempio. Io un annetto e mezzo fa ho adottato una mix maremmana dal cane di cui faccio la volontaria, che si chiama Vaniglia. Vaniglia ha vissuto tutta la sua vita libera sul territorio. Era randagia. Poi che è successo? Che lei aveva la lesmania, è diventata sintomatica, e quindi le volontarie, ora non so bene bene cosa è successo nella sua storia, hanno pensato di portarla in canile per farla curare. Ora, nel canile in cui faccio la volontaria è comunque prevista la reimmissione, però nel caso di un cane anziano con la lesmania non era prevista la reimmissione, quindi Vaniglia è rimasta in canile qualche mese, finché io poi non l'ho vista, non mi sono perdutamente innamorata e l'ho portata a casa mia. Io vivo in una casa con tanto spazio verde anch'io, ok? Ho 3.000 metri di giardino, vabbè, a posto. Vaniglia, da quando è arrivata, io ho fatto tutti gli avvicinamenti con tutti gli altri cani che ho per fare le cose per bene, proprio per il loro benessere, non mi ha mai chiesto di entrare in casa. Vaniglia mi ha sempre detto, io voglio stare fuori e fuori sto bene. Se io l'avessi umanizzata, freddo, caldo, pioggia, neve, vento, l'avrei in qualche modo fregata col cibo, con qualunque altro modo per magari aggirare il problema, perché facendola entrare in casa, che cosa avrei fatto? Avrei appagato la mia necessità di controllo su Vaniglia, quando lei mi ha sempre detto in modo molto sereno, io sto bene fuori. Allora io, avendo fatto tutti questi ragionamenti su me stessa, perché poi mi interrogo, che ho fatto? Vabbè, vuoi stare fuori, però almeno ti do un po' di comfort. Le ho comprato cucce, le ho costruito cucce coi bentate, non coi bentate. Anche lì per appagare il mio senso di colpa, che io ho adottato un cane e vive fuori, però io mi sono fatta questo ragionamento, ma se lei non sente questa necessità, perché la devo imporre? Perché io sento questa necessità. Lei è un cane, ha vissuto tutta la vita libera per strada, sotto la pioggia, sotto la neve. Adesso vede una casa e dice sì, bello, ma io preferisco stare fuori. Perché la notte se arriva qualcuno devo fare la guardia. Ci sta. Quindi io ho imparato a rispettarla. Che è successo? L'ultimo Capodanno, chiaramente qua in Puglia, è Beirut. Quindi hanno sparato, ti dico, le persone si sono sparate da sole, sostanzialmente. Quindi casino. Lei ha paura di quel tipo di botti, l'ho fatta entrare in casa perché me l'ha chiesto lei. Da quel giorno Vaniglia la sera mi chiede di entrare a dormire dentro e io la faccio entrare a dormire dentro. Ora, questo per dire, quanti di noi adottando un cane senza chiedersi se il cane ha voglia di dormire dove, quando, perché, dentro, fuori, sul balcone, per fare un esempio, impone un modus vivendi secondo le proprie necessità e non secondo le necessità del cane. Ora non sto dicendo che è giusto che i cani vivano in giardino, non sto dicendo questo, sto dicendo che però ascoltare il cane invece che decidere per il cane in tanti aspetti della relazione con il cane per me è importante, perché ripeto, magari Vaniglia avrebbe vissuto male quest'anno a vivere dentro casa, ma io gliel'avrei imposto perché ne avrevo bisogno io. E questo per me non è un rispetto dell'alterità dell'animale. Quindi lei mi ha sempre detto, io voglio stare fuori? E stai fuori, vabbè, tanto siamo in Puglia, purché fa freddo. Insomma, è un freddo comunque relativo. Mo l'ho detta, domani meno 3 gradi e le tragedie. Però sostanzialmente per me queste cose sono importanti da veicolare come messaggi, perché non c'è una via giusta per tutti nelle relazioni con i cani. C'è un ascolto, c'è un vedere il cane come un individuo con cui fare un percorso insieme. È vero che siamo responsabili, perché decidiamo di adottare, siamo responsabili legalmente, umanamente ed eticamente della loro vita, ci mancherebbe. Però l'ascolto fa parte anche di un'analisi che noi interiore facciamo su noi stessi per capire la motivazione delle nostre scelte. Questo è un pipone delle 9:39, così. Flavia, tu nel libro Raffaele ci scrive: secondo me non è ascoltare il cane più capire il cane, secondo me vanno di pari passo le cose in realtà. Allora, secondo me Raffaele ha ragione, nel senso che vanno di pari passo, ma si può ascoltare solo se lo si capisce, perché possiamo la base forse Per tutti quanti, anche per noi quando abbiamo iniziato, per tutti e per noi anche adesso, osservare forse è la base di tutto, poi da lì riesci un po' magari
a portarti sulla comprensione, sull'ascolto. Alla fine sono. Sì, basterebbe io sono d'accordo, però tu mettiti nei panni, perché ormai noi, io, anche tu sei educatrice, giusto? Quindi anche tu lavori con i clienti. Noi ormai abbiamo comunque un background di competenze, ma tu mettiti nei panni di una persona che non ha idea di cosa sia un cane, una roba con quattro zampe, troppo divertente, troppo carino, a posto, che pure lo osserva, ma che cavolo capisce se non sa le basi, cioè se non sa quel comportamento come può essere interpretato. Quindi secondo me l'osservazione e l'ascolto sono un presupposto di approccio proprio. Poi le competenze ci vogliono, cioè io veramente non è che dobbiamo diventare tutti educatori cinofili, ci mancherebbe, siamo tantissimi, siamo troppi anche, però il punto è: come facciamo a vivere con un'altra specie se non abbiamo idea di come funzioni? Un minimo. Perché io faccio sempre l'esempio, allora noi abbiamo fatto tutto casino sul cane, facciamo finta che i T-Rex non si fossero estinti, per le ragioni che sapete più voi che io, che in queste cose sono una pippa. Quindi non si fossero estinti e avessimo deciso di convivere per la coevoluzione con i T-Rex. Mamma, come funziona un T-Rex? Noi lo sappiamo? Quando ha fame, che fa un T-Rex? Se ci morde, che vuole giocare o ci vuole mangiare? Che ne sappiamo? Quindi, perché noi sta cosa non ce la poniamo sul cane? Perché è sempre vissuto con noi, si è sempre fatto così. Ma fino a un certo punto, cioè, capiamo due cose in croce, dopodiché abbiamo più lucidità nell'interpretare dei comportamenti comunque di un individuo di un'altra specie, comunque. Certo. Adesso ovviamente abbiamo tanti commenti che sono arrivati. Barbara scrive: se non lo ascolto, come lo capisco? È giusto, giusto. Assolutamente giusto, però poi e quindi è interscambiabile la cosa. Assolutamente sì, però come dice Flavia giustamente, se stiamo parlando del T-Rex e non del cane, bisogna avere anche dei fondamenti per poter capire etologicamente che cosa che cavolo sta succedendo in sì. Quella specie, esatto. Flavia, tu nel libro parli spesso di formazione, parli soprattutto per i volontari. Quanto conta per te, ne avrei girato tanti cani, avrei visto tante situazioni, quanto conta per te che queste figure debbano essere formate prima di potersi occupare di cani? È un argomento... Conta tutto, è tutto. Io veramente lo dico, io sono la prima che nel canile cui faccio la volontaria ha organizzato corsi interamente gratuiti sulla lettura, sulla gestione del cane in canile, almeno come mettere una pettorina, portare in passeggiata, capire in quale box si può entrare e in quale no, capire quali cani vanno recuperati dal territorio e quali no. Gratuito, Michela, mi credi che eravamo in cinque? In cinque. Cioè non c'è verso, io non veramente ogni tanto sbatterei la mia testa al muro. La formazione è fondamentale, ma ripeto, non è il lo spendere i miliardi, perché se si ha la fortuna di conoscere magari un educatore che lavora in canile, chiedergli la cortesia di andarci, che si fa qualcosa di più per il cane, ma si impara guardando eventualmente questo educatore, voi lo stimiate eccetera, ovviamente è fondamentale. Ma come si fa, ad esempio, una persona che vuole spendere soldi, tempo e disponibilità nel aiutare i cani, nel salvarli, nel dargli un futuro migliore, se non sa la differenza fra cane ferale, semiferale, domestico, randagio, fra un cane che ha bisogno di aiuto e un cane che invece è in equilibrio sul territorio col suo gruppo familiare, se non si sanno queste differenze, l'aiuto realmente non si può dare. Perché io che lavoro faccio la volontaria in un canile in cui ad oggi ci sono 170-180 cani ed è niente rispetto a quando sono arrivata, io le vedo in canile le conseguenze di questi errori, di questa mancata formazione. Ci sono cani che nascono in canile, cioè cuccioli, cucciolissimi, allattati in canile, ci nascono, ci vivono e ci muoiono tutta la vita. Perché? Perché c'è il sovrannumero, perché i volontari non sono formati, perché gli operatori di canile non sono formati e devono avere a che fare. Vi dico che nel canile che si chiama Rifugio La Guardiola di Andria, in cui faccio la volontaria, ci sono due operatori per 180 cani, che nelle ore lavorative normali
che cosa si riesce solo a togliere eventualmente le feci e pulire i recinti e i box e a dar da mangiare. Tutto l'aspetto comportamentale è tutto volontariato. E sapete quanti volontari ci sono in quel canile? Due. Io e un'altra ragazza. Ok? Cioè, come possiamo pensare che la formazione non sia la base di tutto? Cioè, anche qua è un'altra specie. Non è che ogni volta che si vede un cane per... Cioè, in Puglia, io so che tu sei venuta in Puglia, ti sarà capitato di girare per le campagne? Monopoli, ok. La Puglia sostanzialmente è fatta di randaggi. Cioè, io che giro in macchina per andare da casa mia al canile, che è un'ora di strada, io proprio saluto, ehi ciao, i gruppi di randaggi che vivono lì. Per qualcuno è un abominio, per me è una gioia vederli, perché sono sporchi? Sì. Ogni tanto qualcuno zoppica? Sì. Qualcuno non ce la fa a sopravvivere? Sì, è la vita. È la vita di tutti gli animali selvatici o che vivono sul territorio. Se sono cani che sono arrivati a trovare il loro equilibrio lì, ma perché dobbiamo imporci su una loro, tra virgolette, scelta di vita? Perché? Perché ci fa male in realtà vederli così, ma non ci chiediamo come stanno loro e come starebbero chiusi in un box di canile H24, in un canile con 180 cani e nessuno che li fa uscire dal box. Perché il problema è l'altro lato della medaglia, qual è? Io gli salvo la vita perché magari quel cane la rogna, gli metto la pipetta, gli salvo la vita e lo metto in canile. E mo? Sapete quante adozioni facciamo noi in canile all'anno? Saranno, per fare proprio 50? Di questi 50, 40 sono cuccioli. 10 adulti all'anno lasciano il nostro canile. I cani in totale sono 180, voi immaginate quanti ci muoiono, tutta la vita chiusi in un canile. Ora, so che è un argomento complesso, pesante, so che non avrò molte opinioni favorevoli, ma non è che mi interessa tantissimo. Io vi parlo della mia esperienza personale, però onestamente dobbiamo metterci testa in quello che facciamo. Cioè, io vedo cani ogni giorno schiacciati in un angolo che tremano, questo cerca casa. Quale cane? Che casa cerca? Dove cerca casa? Che vuole spararsi quando vede una persona. Scusami, che io poi non la finisco più. Interrompimi. Va benissimo ciò che dici, anzi si sta attivando tanto anche la chat dei commenti, adesso ne mandiamo anche qualcuno perché è un argomento veramente molto caldo, molto sentito da tanti. Allora, partirei da su. Francesca scrive in riferimento a ciò che raccontavi tu di Vaniglia, dice: posso anche capirlo ma non ascoltarlo. Nell'esempio di Flavia potrebbe aver capito che la maremmana voleva stare fuori ma costringerla ad entrare, quindi effettivamente anche questa sfumatura è importante. Grazie Francesca per avercela data. Poi va bene, Nadia, quando hai parlato dei volontari, dice: io vengo da Brescia volontaria e se mi insegni vengo, perché ad averla... Guarda Michele, io ripeto, mo ti interrompo sempre perché sono una maleducata, ma un sacco di persone che io, girando l'Italia per i seminari, la gente, a qualcuno piaccio e quindi mi chiedono: Fla, ma come faccio? Io vi dico, l'oasi delle libellule è aperta. Quando volete venire da tutte le parti d'Italia, infatti tra un po', cioè, a parte che nel mio corso educatori c'è gente che viene da Roma, eccetera, da altre parti d'Italia, ma... Io, anche quando è stato gennaio dell'anno scorso, ho fatto 3 giorni di full immersion. 3 o 4 ragazze del nord che mi seguivano nei miei seminari sono venute e hanno detto: Fla, veniamo, viviamo con te il canile, viviamo con te le lezioni, vogliamo imparare il più possibile. Venite, venite, io questo voglio fare nella vita. Questo è importante, perché poi anche nelle differenze geografiche dei canili, della gestione, dei rifugi, delle pensioni, ci sono tante differenze. Non è una differenza meritocratica, ci mancherebbe, è una differenza sostanziale. Cioè, quando ci sono 2 operatori per 180 cani e i cani entrano di continuo, ed entrano di tutte le tipologie, ferali, semiferali, pitbull, non pitbull, pastori tedeschi, si imparano delle cose che magari in dei contesti se ne imparano altre. Quindi, se si ha voglia di imparare, si deve girare, e io sono d'accordo e sono aperta a questo tipo di scambi, sono apertissima, quando volete.
Guarda, non è facile trovare persone anche che si mettano a disposizione come ti metti a disposizione tu, perché insomma la generosità nel voler trasmettere e trasferire è abbastanza rara, diciamo, quindi è un'occasione preziosa per chi riesce ovviamente a mettere in conto anche di fare un salto da Flavia, è un'occasione da non perdere, anche perché c'è nei canili, ma chi è, cioè, anche quelli in cui ho girato io ho fatto tutto il tirocinio della SIWA nei canili e sono stata benedetta e fortunata perché avevo dei tutor che mi hanno accolto, che mi hanno invitato, che mi hanno sopportato settimane. E non è facile, però, ad esempio, qua trovare persone competenti anche con l'approccio nostro, perché ricordiamolo, Esatto. l'approccio cognitivo e geantropologico, Esatto. appunto relazionale, che è tutta un'altra cosa, non è facile trovarle. E poi va bene, continuiamo anche con i commenti. Carla dice: a volte anche troppi volontari sono un problema. Io direi dipende, perché se sono poi Flavia, vedi, dimmi qualcosa tu, però ad averne volontari, poi se sono formati. Se sono persone formate, volentieri, anzi, se volete venire nel mio canile ne abbiamo bisogno, nel senso che io mi metto a disposizione, mi metto lì e vi dico, io con i volontari con cui lavoro in canile, quindi i volontari della Lega del Cane di Canosa, che ringrazio e saluto, che cosa faccio? Io faccio delle valutazioni, non, essendo a un'ora di distanza e lavorando spesso in giro, non posso essere ogni giorno lì. Quindi alle persone del territorio dico, ragazzi, se volete andare in canile, io vi dico, secondo me questo cane è così, così, così. Il percorso dovrebbe essere questo tipo di passeggiata, questo tipo di interazione. Loro seguono le mie direttive, mi mandano i video, mi fanno le foto e si può fare un discorso continuativo, ma magari. Quindi più siamo, meglio è. Ovviamente più siamo in una certa direzione. Certo, anche perché fisiologicamente il gruppo di volontari che parte anche con 25-30 persone che frequentano, poi per un motivo o per l'altro, già dopo un anno sono 7 persone, 10 Sì, persone. c'è una selezione Capito? naturale. È fisiologico, Sì. però insomma è importante avere la motivazione e trovare anche chi forma, perché se no, se si è abbandonati e soprattutto No, è se. difficilissimo, È sì. difficilissimo, ma poi se un canile, cioè con questi numeri è impensabile che ci siano solo due operatori, perché due operatori con un numero del genere vuol dire che i cani non escono, vuol dire che i cani Non escono. sono puliti, miracolosamente accuditi e puliti, perché sicuramente sono persone che si fanno un mazzo incredibile, che lavorano anche fuori orario, perché per accudire 150 Infatti, cani nei quello box succede, che non hanno più una vita. non è Infatti uno dei rispettato. due operatori, esatto, vive all'Oasi, è un mio grande collaboratore, grande amico che si chiama Daniele. Chi lo conosce sa che personaggio è. Lui, noi diciamo sempre, lui è un cane, cioè lui comunica molto meglio con i cani che con le persone, perché si perde nei suoi pensieri. Ma lui, oltre alle sue ore di lavoro, in realtà, per far uscire un decimo dei cani al giorno, deve continuare oltre le sue ore di lavoro. Non è possibile in 5 ore lavorative far uscire un tot cani, anche perché poi c'è anche una qualità dell'uscita. Non è faccio uscire il cane in area di sgambamento, chi se ne frega cosa fa, si sbatte, come dice a Bari, azzoppa la testa al muro, cioè nel senso la vive male e poi lo rimetto dentro. No, cioè il cane se deve uscire, non è importante il tempo, è importante come sta quando esce, se no veramente è meglio che non esca. Perché a volte anche qua le competenze sul fare il volontario, porto il cane in passeggiata, bellissimo, quel cane come la vive? Che indicazioni sai dare tu a quel cane in passeggiata? Che utilizzo fa quel cane della passeggiata? Cioè c'è un putiferio di roba da imparare, eh? Ecco perché è fondamentale la formazione. È Assolutamente. impossibile se no. E anche il rispetto del personale che lavora in strutture come queste e dargli soprattutto la possibilità di essere nel numero giusto, perché è un Esatto. lavoro veramente faticoso, impegnativo, come tanti altri, però è giusto anche questo rispetto, Questo secondo me. riconoscimento, sì. Assolutamente sì. Poi va bene Raffaele, sia Raffaele che anche
Barbara suggeriscono di trattare l'argomento nelle scuole. Ovviamente già questo lavoro viene fatto anche dalle scuole un po' più importanti, che ne so, ce ne sono tante che hanno fatto dei progetti, però ovviamente sarebbe interessante nel rispetto generale sia del mondo animale, cioè dovrebbe essere un discorso molto molto ampio, però stasera non voglio parlare di aria fritta, la sensibilità ce l'abbiamo tutti quanti, ognuno nel cuore sa quello che ha. Quindi andiamo avanti con gli altri commenti, parlano di canili ovviamente, di Gabriella la leggiamo, dice: ho dovuto rinunciare a due cagnoline a causa di un personale impreparato, due sorelline che a detta di un educatore cinofilo andavano separate perché una delle due era troppo protettiva nei confronti della sorella. Mi hanno spinta proprio in canile a prendere tutte e due e a distanza di mesi ne soffro ancora. E vabbè, sono casi È specifici. un caso particolare, sì, che purtroppo dal di fuori non possiamo interpretare o magari esprimerci come dal punto di vista di opinioni, però sì, diciamo che sarebbe un mondo meraviglioso se tutti coloro che hanno a che fare con i cani, proprietari compresi, avessero una delle competenze, della formazione che li aiuta a fare il meglio per loro e per i cani. Giusto, giustissimo. Forse prima di andare avanti con l'altra domanda, leggiamo questo commento di Cristina che dice: credo non sia il numero ad essere un problema, ma l'individuo. Alla fine, sì, condividiamo un po' tutti i vostri commenti, veramente. Qui c'è qualcuno che Grazie. conosce Daniele e Francesco, penso siano i tuoi collaboratori, Giulia Valli. Sì, lei ha adottato un cane da noi in canile. Lei è mo, Giulia, non mi ricordo. Di Imola. No, Forlì. Ah, Vabbè, facci sapere di non dove so, sei. vabbè. Comunque, allora, Flavia, tu Sì. ci puoi parlare, anche se abbiamo già un po' introdotto l'argomento, ma ci puoi parlare di quali scenari ci sono dietro il randagismo nella tua realtà? Ovviamente sappiamo tutti che è un tema di cui si è parlato tanto, ci sono tanti punti di vista, per tanti è ostico, per tanti è doloroso e preferiscono non parlarne, però a me sembra importante che tu ci dia la tua sfumatura questa sera. Sì, allora, guarda, secondo me il randagismo veramente, a parte che ora dirò una cosa sicuramente scomoda, ma è diventato una moda adesso. E più è diventato una moda idolatrare il cane randagio, più si riempiono di randagi i canili, ve lo dico molto onestamente. Nel senso che il cane randagio è un cane che a volte ha problemi, a volte si ammala, a volte muore prima del tempo, diciamo, prima del tempo che poi chi l'ha deciso, non si sa. Ma è un cane che è sempre esistito, perché se ad esempio qui in Puglia voi vedete un randagio a Bari città, viene segnalato in 0,3 secondi, portato in canile, non è possibile. Ci sono paesi come quello in cui vivo io, che non vi dirò, perché sono venita a vedere i randagi, fate il randagio tour, ed è un'altra moda che non è per me tanto condivisibile, però ci sono dei paesi in cui i randagi vivono da millenni, nelle piazze della città, stesi sulle rotonde, di fronte alla macelleria, non sono un problema per nessuno. E di questi randagi se ne occupa la comunità. Cioè, quando si vede che non sta bene, c'è quel vicino di casa che dice: ehi, che quello non sta bene, andiamo a mettere la pipetta, portiamo dal veterinario. È il cane della comunità, il cane randagio, ok? E questa realtà, almeno per quanto riguarda la mia terra, è sempre esistita. Ora, che cosa succede? Che, ripeto, più si attenzionano i randagi, più diventano un problema e quindi ci sono persone che decidono di dargli da mangiare in posti in cui magari non si rendono conto che sono pericolosi e quindi quel cane viene investito, bisogna salvarlo da quella zona, si sposta il centro di foraggiamento senza. È un universo che c'è dietro, Michela. So che non abbiamo il tempo di parlarne, ma sarebbe veramente un argomento interessante da trattare nel dettaglio. Il problema è che dietro il randagismo c'è, sì, a volte l'ignoranza, perché il randagismo per me deriva anche dalle cucciolate indesiderate, le mancate sterilizzazioni. Il mio cane si deve accoppiare perché è contro natura non accoppiarsi, e poi i cuccioli li butto in una busta e li butto in canile, se arriva in canile, se no, nella pattumiera, tranquillamente. Questo è fatto. Ma il randagismo, cioè il cane randagio in equilibrio sul territorio, non è un problema sociale. Non è un problema sociale. Lo diventa un problema la disinformazione su come vivere il cane randagio. Poi ci sono interessi economici, le staffette, riempire i canili, il fatto che i canili, molti canili ricevono soldi dal comune in base al numero di cani.
quindi più cani ci sono, più soldi ricevono. Cioè, c'è tanto marciume dietro, c'è tanto business, c'è tanta disinformazione e soprattutto, ripeto, la moda del cane randagio, che è l'unico cane figo al mondo, in realtà secondo me li mette nella condizione di essere sotto i riflettori e questo non aiuta. Infatti, per chi mi conosce sa che io in tutti i miei webinar o seminari non faccio vedere video di randaggi, non li filmo, non faccio niente di tutto ciò, perché per quanto è chiaramente interessantissimo osservarli, è una fonte di conoscenza infinita, il rischio è che poi si crei un altro tipo di ondata mediatica che mette i randaggi al centro di un mondo in cui è meglio che al centro non ci siano, che è il mondo dell'interesse personale. Mi sto spiegando? Miche, dammi un feedback, perché io a volte poi vado a ruota. Assolutamente, ma poi Flavia, tu vai a dare una sfumatura importante stasera. Noi abbiamo già introdotto non tanto il tema del randagismo quanto delle altre sfumature sui cani che vivono liberi, anche con Stray Dogs. Abbiamo fatto una diretta sui cani di potenza, abbiamo già dato dei messaggi, insomma, nel pieno rispetto comunque di tutte le idee, di tutte le cose che possono pensare le persone, per carità, no, giustamente alla sua opinione, anche della legge, perché c'è la legge che, insomma, sì, dà delle direttive in merito, ognuno le conosce a livello regionale, conosce le sue. Però io vorrei aggiungere questa sfumatura, a parte che abbiamo avuto anche l'esperienza raccontata da Federica Annunziata, che vive in Messico, che sta facendo un grandissimo lavoro. Federica, sì, ti la conosco e la saluto. Capita che riesca a seguirci anche nonostante il fuso orario, però ci sono diversi spunti che abbiamo voluto dare volutamente con Anna anche al dopo cena live, quindi chi non avesse visto ancora queste dirette, quella sui cani di potenza, anche quella di Federica con i cani in Messico, sono veramente interessanti e danno una mano per capire di più anche con altre realtà. Anche un'altra persona che a me fa piacere citare, perché era stata una delle prime dirette, con Roberto Denis, che era un professionista che si occupava del trasporto, però fatto in maniera cognitiva relazionale dei cani dal nord al sud, quindi adesso non credo sia più operativo, però comunque era stato tanto carino e disponibile con noi. Andate a guardarvi anche quella di diretta, giusto per farvi un'idea vostra completa. E chiuderei questo inciso che ho voluto dare anch'io con un episodio che raccontò Thomas Pirani, che è stato uno dei miei docenti della SIWA. Lui vive in Emilia Romagna, mi pare che viva nella zona di Imola, e disse che lo sfascio maggiore per i randaggi della sua zona era quando d'estate arrivavano i turisti, quindi immagino che anche in Puglia succeda questa cosa, forse anche in Sardegna, che lui dice arrivavano i turisti che non sapevano nulla e sensibilizzati dal randagismo, però dalla sfera magari più antropomorfizzata del randagismo, esatto, quella che tiene meno conto del benessere vero, profondo e reale dei cani, vedevano i cani vaganti. Ed era incredibile, perché chiamavano subito la municipale, però la municipale, che grazie a Dio aveva uno staff di persone valide, formate, e chiedevano: sì, ma di che colore è il cane? È nero, ma è com'è? Sembra tipo un terrier, com'è? Glielo descrivono, si, ah no, no, stia tranquilla, quello è il cane del macellaio, è sempre in giro. Bellissimo. Cioè, quest'altro cane, no, quello è il cane del parroco, stia tranquillo, quello vive fuori con la comunità. Perché quindi, è così, ed è bello poter vivere così. Tutto ciò, quindi, che si sente, pure anche prima c'era qualcuno, ora non riesco a trovare il commento in chat, che quando è morto un cane gli hanno fatto una statua nel paese. Ad Altamura, in un paese a un quarto d'ora da casa mia. Ah, eccolo qua il commento, Raffaele. Sì, sì. Oppure il cane che hanno fatto pure al TG5 il servizio, che viveva col parroco in parrocchia e stava nella chiesa, sì, e lo aspettava. Cioè, è importante, secondo me, approfondire magari in realtà proprio come queste che descrivi tu, come hanno descritto Stray Dogs con i cani di potenza, cani che sono perfettamente integrati nella comunità e che, esatto, vengono anche in alcune regioni che hanno anche a livello normativo dato un seguito a questo filone, identificati e gestiti come cani di quartiere. Sono censiti, sono censiti, nel senso che sono della comunità anche dal punto di vista legale, in realtà. E infatti questo forse
è uno dei messaggi, almeno quelli che abbiamo provato a trasmettere anche noi, stasera si completa ancora con un'altra sfumatura tua. Poi vabbè, chi partecipa anche ai webinar di Michele, alle cose che fa Michele, a quelle che fanno, insomma, tante altre persone valide che hanno a cuore questi problemi, cioè, ci sono tante persone anche che hanno partecipato ai nostri dopo cena, c'è Luca Spennacchio, c'è Elena Garoni, insomma ci sono tante persone che per farvi un'idea generale vi invitiamo a seguire, a vedere ciò che fanno, così almeno ci si fa un'idea un po' più completa, perché tante volte io mi metto per prima, parlo senza aver saputo delle cose prima, ora sto imparando magari a indagare di più prima di poter parlare. Però ecco, sono arrivati dei commenti, qualcuno che conosce Thomas Pirani, che posso spoilerare fra poco, sarà nuovamente nostro ospite al dopo cena, grande nostro maestro, e Roberto che non lo è più purtroppo, infatti anche io sapevo che purtroppo non faceva più questo servizio. E siamo quasi giunti alla fine di questa serata, però non ti posso salutare prima di farti un'ultima domanda a nome mio e anche diciamo a nome del pubblico che ci ha seguito stasera. Cosa puoi suggerire tu a chi si mette in formazione, alle persone che la motivazione ce l'hanno e che magari insomma decidono di dedicare vita, energia, soprattutto e passione a questo mondo? Così, una chiusa. Allora, sì, io, beh, bella questa domanda, perché per me è importante anche trasmettere questo messaggio. Io quello che cerco di trasmettere anche durante i miei seminari o la formazione che faccio in giro è questo: la formazione deve servire a sviluppare un senso critico. Non esistono guru, non esistono persone che hanno la verità in tasca, esistono individui che fanno dei percorsi e che ci possono trasmettere le loro esperienze. Quindi noi da fruitori possiamo trovare degli spunti in una persona, degli spunti in un'altra, non chiudersi in degli idoli, perché siamo tutti esseri umani, tutti sbagliamo, tutti possiamo ricrederci anche in delle teorie esposte anni prima in cui non crediamo più. L'importante è che ci si formi con la volontà di sviluppare un senso critico e non di aderire a un sistema e non di credere e dare per buono tutto quello che dice il relatore di turno. Questa cosa, ti giuro, ci tengo tantissimo, perché anche qua c'è tanto business, chiaramente. Però anche qua, eticamente, ha molto più senso, se vogliamo formare veramente i futuri educatori cinofili o proprietari consapevoli, volontari consapevoli, instillare la voglia di capire, il senso critico, non l'accettazione cieca di dei dogmi perché ce l'ha detto il nostro maestro. Quindi io dico: girate, formatevi, ma soprattutto nella pratica, vedete i cani, andate in canile, perché quando veramente vi trovate da soli con il cane di canile e non sapete come dargli da mangiare perché non sapete se poter entrare in quel box o no, il vostro cervello si attiva ed è là che trovate una soluzione ai problemi. Finché ascoltate sempre qualcun altro che vi dice cosa fare, nella pratica non sarete mai in grado di essere protagonisti di questo tipo di approccio, di vivere il cane in un certo modo. Accendete il cervello, sia dal punto di vista non filosofico, gnoseologico, cioè le conoscenze vanno affrontate con senso critico, sia mettetevi in campo in prima persona a conoscere i cani, a guardarli e a non fermarvi mai, perché è tutto esperienza, per la mia esperienza, scusate il gioco di parole. Grazie Flavia. No, mi colpisce, non sapevo della tua laurea in filosofia, mi colpisce tantissimo, perché anche insomma che ci aiutano col dopo cena live, sia David che Simone, insomma anche loro hanno una laurea in filosofia e hai visto? Sì, ci dai tu stasera un regalo della Flavia filosofa grande. Sviluppare un senso critico è importante, infatti anche per questo adesso che ci sono gli strumenti web, che sono un po' un'eredità, esatto, un'eredità che ci ha dato un del periodo COVID. Esatto, sì. Che però ha dato questa, che da chi è stata colta come opportunità è stata veramente, veramente un'opportunità grande, quindi grazie per questo spunto. Di nulla.
vedere, 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 ascoltare tante persone che parlano, che danno dei messaggi, tante persone diverse proprio per sviluppare il senso critico, assolutamente. E, sì. Diciamo che purtroppo il tempo è sempre tiranno, noi siamo arrivati alla fine di questa serata, anche se ti terrei qui per ore, però per tuo rispetto, per rispetto di chi ci segue, non si può fare. Sì, andiamo avanti. Io devo ancora cenare, vi dico solo guarda, questo. Anche io sto prima al sud, poi... anche io devo cenare, perché al sud sapevatelo, si cena tardi. Come si vuol dire, sapevatelo tutti quanti, si cena tardi, quindi dopo cena live, infatti è stato da ridere perché con Anna, quando ci venne in mente l'idea del dopo cena live, una delle prime cose che ci fece ridere fu a che ora lo facciamo, perché da Anna il dopo cena è un orario e da noi al sud invece il dopo cena è un altro. Esatto, quindi così è. E quindi ringrazio ancora tutti quanti, vi saluto a nome di Anna che insomma mi ha scritto un messaggio, è ancora bloccata dalla neve, quindi ci sarà la settimana prossima se Dio vuole. e ringrazio ancora Flavia a nome veramente tanti per una bellissima serata. E come tradizione del dopo cena live diamo il prossimo appuntamento, che sarà la settimana prossima, eccezionalmente di venerdì, perché non lo facciamo mai dopo cena live di venerdì, e il 27 gennaio alle 20:45 saremo nuovamente in compagnia di una nostra ospite che si chiama Cinzia Barillaro, e insieme a un ospite che sarà insieme a lei per la prima volta con noi, che si chiama Manuela Macelloni, per una serata 5 passi verso la relazione, che parla insomma di un progetto che loro stanno seguendo e stanno sviluppando in questo periodo, quindi vi aspettiamo, diamo la buonanotte a tutti, ancora arrivano dei commenti, Flavia, poi non abbiamo potuto iniziare a mandarli tutti quanti perché sono veramente tanti, però grazie davvero per aver partecipato. Davvero grazie a te per l'invito e per avermi lasciato libera di esprimermi come meglio credevo, per non aver mai influenzato il mio modo di esprimermi, che è una cosa importante. Importante è questo, il dopo cena live è fatto per questo. Grazie ancora e buonanotte. Grazie a te. Buonanotte a tutti. Buonanotte.